All'Isola dei Famosi due dei naufraghi top di questa edizione sono senz'altro Edoardo Stoppa e Samuel Peron. E proprio loro sono stati citati nelle ultime ore, dopo che una brutta notizia ha travolto il reality show di Vladimir Luxuria. In tanti vorrebbero che venissero contattati per dire loro tutta la verità, ma questo non è permesso dal regolamento. E quindi il pubblico dell'Isola dei Famosi sta protestando sul web. Immaginiamo che i fan di Edoardo Stoppa e Samuel Peron siano tutt'altro che felici per questa novità che coinvolge in qualche modo i due concorrenti. Si stanno dando da fare moltissimo in Honduras, ma tutto questo alla fine potrebbe rivelarsi quasi inutile visto come stanno realmente le cose. Isola dei Famosi, la notizia relativa a Edoardo Stoppa e Samuel Peron. Un messaggio in privato è arrivato all'influencer Amedeo Venza e si è concentrato sulle dinamiche dell'Isola dei Famosi. Poi lo stesso esperto di gossip e televisione ha voluto nominare proprio Edoardo Stoppa e Samuel Peron, dopo che al termine della puntata del 22 maggio si è saputo che i telespettatori non stanno proprio rispondendo alla grande. Un utente ha scritto a Venza, ma quelli non sanno che sta andando male. Altrimenti secondo me lascerebbero l'isola in due secondi. Effettivamente gli ascolti televisivi sono veramente molto bassi e quindi se i naufraghi venissero avvisati di questo, potrebbero prendere la clamorosa decisione di andarsene per evitare conseguenze negative. Venza ha commentato, povero Stoppa, Peron eccetera, tutta sta fatica per una manciata di telespettatori. Faccio più numeri io, ha concluso in maniera ironica.